Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi porto sul canale un contenuto che in passato vi era piaciuto tantissimo, ovvero la rubrica Il libro del mese. Per cui se vi piace leggere, se volete avere delle nuove ispirazioni su libri da leggere mese per mese, non posso fare altro che invitarvi a lasciare un like a questo video e iscrivervi al canale, perché oggi vi presento un libro che a me personalmente ha cambiato tutto il mio modo di lavorare. Non è una falsa promessa, non è un'illusione, anzi, quindi seguite il video dall'inizio alla fine perché vi porterò e condividerò con voi quest'oggi tre lezioni che ho imparato da questo video. Se mentre guardate questo video vi interessa e volete acquistarlo, avete il link a portata di mano. Ora voglio spiegarvi perché ho deciso di comprare questo libro e poi raccontarvi le lezioni che mi porto a casa da questo libro, appunto. Come sapete, sono un media buyer, ha tantissime cose da fare, tra seguire le campagne pubblicitarie, preparare le strategie, creare le creatività, scalare le ads, studiare, veramente solo in ambito business ho tantissime attività da svolgere quotidianamente, e se c'è una risorsa che a fine giornata mi mancava, questo era proprio il tempo. Quindi, parlando anche con dei miei mentori, mi sono accorto che avevo la necessità di imparare a gestire correttamente, appunto, il mio tempo, senza arrivare ad avere, diciamo, il fiato sul collo e non riuscire più a ritagliarmi del tempo per me stesso, per quelli che erano i miei hobby e i miei piani, o anche semplicemente per leggere, appunto, un buon libro e continuare a formarmi. Così ho iniziato a cercare sul web e ho trovato due persone che in Italia sono le migliori ad insegnare il tempo e la gestione del tempo stesso, per cui ho deciso di partire dalla cosa più semplice, ma anche la cosa che più preferisco: leggere un buon libro. E quindi ho deciso di acquistare il libro di Attilio Nicola, eccolo qua, che si chiama Cresci senza assumere, ed è un libro che a mio avviso vi consiglio vivamente, perché mi ha permesso di capire alcune cose, alcuni meccanismi che, come sempre, davo per scontato e che tutti noi diamo per scontati, che sono veramente semplici e soprattutto che quando andiamo ad applicare ci permettono di switchare, di cambiare i nostri risultati e andare ancora più in alto. Come vi promettevo, qui in descrizione trovate appunto il link per acquistarlo qualora vogliate leggerlo, e oggi voglio condividere con voi tre lezioni che ho imparato proprio da questo libro. Innanzitutto è un libro molto semplice, è un libro scritto bene, scorrevole, ve lo leggete in due giorni se volete, o anche in un giorno, dipende da quanta voglia avete di divorare un libro e di acquisire le informazioni necessarie. È un libro ricco di buone lezioni da portarsi a casa. Io, come sempre, come faccio in queste rubriche dove non condivido solamente libri ma anche film e documentari, condivido quello che è il mio punto di vista è quello che io mi porto a casa. Magari voi, leggendo questo libro, ve ne portate a casa altri, e anzi, se lo fate e se così è stato, condividetelo con un commentino qui sotto. Mi piacerebbe anche dar vita a quella che è una discussione positiva e capire magari voi, da uno stesso libro che sto portando sul canale, che cosa vi portate a casa. Ora, delle tre lezioni, sicuramente quella che mi è piaciuta di più di tutte è quella di dare valore al proprio tempo. È una lezione che ora vi spiego marginalmente, perché non potrei spiegarlo con un video in modo più approfondito e soprattutto come viene fatto in questo video, ma una cosa che troppo spesso ignoriamo e soprattutto sottovalutiamo è la qualità, o meglio il valore che il nostro tempo ha, soprattutto se entriamo in un loop di frenesia, soprattutto se entriamo in un loop che ci porta a fare tantissime cose giorno dopo giorno, perché magari abbiamo tantissime task da fare, quindi magari abbiamo i clienti da seguire, le coaching, le call, ma anche semplicemente gestire la nostra vita quotidiana. E se non arriviamo a dare un valore al nostro tempo, ci rendiamo anche conto che non riusciamo neanche a capire come giostrare. Perché chiaramente, se non diamo un valore al nostro tempo, non riconosciamo neanche quelle che sono le attività, ad esempio, che potremmo delegare, o le priorità, ad esempio, no? Se io ho una lista di cose da fare, potrei far veramente fatica nel capire sì, questa cosa è importante più di questa, o magari capire con quale attività iniziare. Bene, dare valore al proprio tempo ci permette anche di acquisire il proprio tempo, perché riusciamo a delegare quello che magari per noi è un'attività di basso valore e che quindi possiamo delegare, e invece concentrare il nostro tempo proprio perché sappiamo quanto vale, e nel libro vi spiegano un metodo per calcolarlo, quindi veramente leggetelo se volete saperne di più. Riusciamo a capire su quali attività concentrarci proprio per magari elevare il nostro status, ma soprattutto vivere un tempo di qualità, che è una cosa importante, ma è una cosa altrettanto sottovalutata quando entriamo nella classica ruota del criceto, perché semplicemente giorno dopo giorno inseguiamo le cose che dobbiamo fare, corriamo e ci dimentichiamo di vivere poi la vita per quella che è effettivamente. La seconda lezione che mi porto a casa da questo libro è
una lezione altrettanto importante che ho piacere di condividere con voi, ed è una lezione legata alla gestione del proprio tempo con se stessi, che è un'altra cosa molto sottovalutata a mio avviso, ma il fatto di trattare se stessi con la stessa importanza di un cliente è una cosa appunto molto sottovalutata e che spesso ignoriamo. Se noi pensiamo alla nostra agenda, agli appuntamenti che abbiamo, magari la troviamo veramente ricca di cose da fare, e molte volte magari ci chiama un cliente all'ultimo o un'emergenza o un imprevisto, e magari accantoniamo quelle che sono le nostre passioni, i nostri hobby o anche i nostri affetti per correre dietro, tra virgolette, a queste necessità, a queste cose flash, che per carità ci può stare se è un'emergenza, ma è anche vero che se continuiamo a sacrificare quello che è il nostro tempo, alla fine, alla lunga, non saremo neanche felici, no? E non saremo neanche felici di vivere la vita che viviamo, perché magari abbiamo delle passioni e settimana dopo settimana le rimandiamo per rincorrere l'ennesimo cliente, l'ennesima cosa, e trascuriamo noi stessi, che in realtà siamo la risorsa più grande. E questa è un'altra lezione che ho imparato tramite questo libro, che appunto mi ha permesso di cambiare molto il mio mindset, perché ho iniziato a trattare gli appuntamenti con me stesso importanti quanto gli appuntamenti con un cliente, importanti quanto come quella coaching che vado a fare, importanti quanto quella consulenza, quella Facebook Ads che sto andando a fare. È importante curare se stessi e soprattutto è importante curare il proprio tempo per se stessi, ed è chiaro che se uniamo questa lezione, quindi di trattare gli appuntamenti con se stessi come importanti, a quella che vi ho appena anticipato, dove appunto vi dicevo che dobbiamo capire quanto vale il nostro tempo per capire le attività di alto valore e di basso valore, beh, capite già che il mindset inizia a cambiare e iniziamo proprio a switchare completamente. L'altra cosa che mi ha insegnato questo libro, ma davvero ce ne sono tante, e poi se avrete piacere magari ne parliamo in altri video, fatemelo sapere con un commentino qui sotto, è il fatto di ritagliare la propria felicità. È vero, ci vuole un'ottima gestione del tempo, bisogna essere produttivi, l'ottima gestione del tempo ci permette di essere maggiormente produttivi, perché ad esempio se io quantifico, altra cosa che mi ha insegnato questo libro, quanto vale una mia azione, ad esempio fare una Facebook Ads mi occupa, che ne so, un'ora, sto ipotizzando, e inizio per ogni task a destinare del tempo, ovviamente con il tempo, con la pratica e con la costanza diventerò sempre più produttivo, no? Perché riuscirò a ottimizzare e massimizzare quella che poi è la mia produttività in un tempo più o meno limitato. Tutte queste attività che appunto si imparano arrivano poi a quello che è il nocciolo più importante, la felicità. Noi non dobbiamo unicamente gestire il nostro tempo per essere più produttivi, quindi solo a lato business, ma anche per appunto riuscire a gestire meglio il proprio tempo al fine di riuscire a portare a termine quelle che sono delle attività che a noi piacciono, e soprattutto per avere più tempo per le cose anche fondamentali, che sono sì fondamentali ma che spesso trascuriamo. Quante volte magari non siamo riusciti perché al di là che non davamo valore al tempo, al di là che non ci prendevamo troppo in considerazione, anche in una visione così ottimale, quante volte magari abbiamo rimandato l'appuntamento con la nostra ragazza, l'appuntamento con l'amico, l'appuntamento con i genitori, e alla fine ci siamo sentiti frustrati nel tempo. Credo che sia forse la sensazione più difficile da mandare giù, perché abbiamo la percezione che il tempo scorre ma noi non ci stiamo vivendo la vita a pieno, e questo oggettivamente nel lungo termine diventa veramente frustrante, e soprattutto ci sembra che veramente stiamo correndo, perdendo il tempo. È quasi un controsenso se ci pensiamo. Bene, tutto questo, tutto quello che imparate anche da questo libro ha, come poi sottolineano anche loro, lo scopo finale di sentirsi felici, e quindi anche il fatto di riuscire a mettere giù questi tasselli, ad avere una maggiore consapevolezza, capire che è importante gestire il proprio tempo perché è la risorsa più importante che abbiamo, e spesso ci concentriamo solo sui soldi, ma non è quella, la più importante è il tempo, perché potremmo avere tutti i soldi che vogliamo, ma se non abbiamo tempo per fare le cose, per vivere, per essere in pace, per essere felici, beh, se ci pensate poi il tempo è anche la risorsa più democratica che ci sia. Tutti abbiamo 24 ore, dipende dall'utilizzo che facciamo di queste 24 ore, ed è chiaro che se non le usiamo in un'ottica poi di essere felici e appagati, diventa veramente un problema nel lungo termine. Sono tre lezioni sulla carta molto semplici, ma che in realtà quando siamo intrappolati in una sorta di paraocchi, potremmo dire così, non calcoliamo e non consideriamo, ma che a mio avviso mi hanno permesso non solo di cambiare la produttività, ma veramente di vivere una vita molto più piena e più soddisfacente e più anche appagante. Per cui questo libro è il libro del mese, ve lo consiglio, qui sotto in descrizione trovate il link per acquistarlo. A mio avviso fiondatevi, perché se fate un lavoro come il mio, o comunque siete un libero professionista, un imprenditore, potrebbe veramente aiutarvi tanto, soprattutto se siete anche, diciamo, neofiti nella terminologia di gestione del tempo, o siete anche un po' diffidenti, leggetelo perché vi ricredete. Dalle Lorenzi è tutto, ci vediamo in un prossimo video e a presto, ciao!